Sono piacevolmente colpito da quello che è la scena hip hop italiana. Effettivamente mi piacerebbe molto poter collaborare con musicisti, produttori di questo genere, e secondo me questo darebbe anche una bella spinta a quella che è la scena musicale, darebbe anche un livello differente, un po' quello che succede in America, dove ci sono artisti con delle grandi band e live non ha paragone. È innegabile che quando sul palco c'è una band che suona live, il pubblico ottenga tutto un altro tipo di emozione. Ho avuto già la fortuna di suonare hip hop live. C'è stato un periodo della mia carriera dal 96 dove per 3 anni ho avuto un team molto forte, in particolare io ero il batterista di Rene La Medica. Rene La Medica è un artista hip hop che ha fatto dischi, ha fatto anche una trasmissione su Radio DJ, Soul Sista, ha lavorato per Rai Stereo 2, è comunque assolutamente un artista competente del genere. E noi abbiamo creato una band, è stata creata una band intorno a lei dal produttore Steve Dub Lucarelli, con cui sono rimasto ancora amico ovviamente. Questa band era formata da Van Washington al basso, un nero californiano che vive a Bologna, mio grande amico, bravissimo musicista. Io adoro suonare con te, sei un figo, cioè trovi tutti cioè, i dimezzamenti, capito, possibili in giro. C'era anche un pianista jazz, di matrice jazz, di cui non ricordo il nome, e un giovane Don Joe, che è uno dei membri fondatori dei Club Dogo. Allora non era così scontato, diciamo, avere a che fare con dei produttori artistici che avessero le idee così chiare, con un artista con degli obiettivi così delineati. Loro avevano questo album molto bello, erano entrambi grandi conoscitori, sia il produttore che appunto Irene, grandi conoscitori del genere, forse tra i maggiori che c'erano in Italia allora, e quindi sapevano esattamente le sonorità che volevano ottenere sia nel disco che anche nel live, e quindi questo ha aiutato tutti quanti, perché ovviamente quando, diciamo, da parte della produzione artistica c'è una così definita unità di intenti, dopo tutti quelli che collaborano sanno esattamente in che direzione devono andare. Abbiamo cominciato a fare dei live intensi finché siamo approdati al tour di Jovanotti. Infatti noi eravamo prodotti dalla Sole Luna, che era l'etichetta di Jovanotti, e abbiamo potuto aprire tutti i suoi concerti negli stadi italiani, quindi veramente un'esperienza incredibile. Ricordo con piacere che nel tour di Jovanotti ho avuto anche l'esperienza di suonare proprio sul palco di Lorenzo, che mi ha invitato a suonare 2 batterie assieme a Pier Foschi, un duetto di L'Ombelico del Mondo. Quindi diciamo che l'hip hop crea anche delle collaborazioni che spesso in altri generi è difficile trovare. Questa esperienza musicale mi ha permesso anche di collaborare con altra gente come i Sottotono, che ricordo veramente Fish e Tormento. Oltre a fare serate sui palchi, ci siamo anche divertiti backstage. Ho fatto anche un singolo con un altro ospite importante della scena hip hop che ha ancora successo, Neffa. Abbiamo registrato il singolo di Portami fuori dal tempo e ricordo che è stata un'esperienza particolare, perché è stata la prima volta che il team di Irene ha deciso di registrare una batteria vera per un brano hip hop. Prima era stata fatta la versione elettronica e invece qui abbiamo deciso proprio di fare batteria vera. Ne sono molto orgoglioso veramente di questa registrazione, mi sono impegnato a cercare di essere proprio in stile. E dopo la collaborazione con Jovanotti abbiamo continuato anche a fare delle trasmissioni televisive,
Giovanotti ci ha invitato a Night Express assieme a lui, e poi abbiamo fatto per conto nostro anche Territorio Match Music, abbiamo fatto un importante festival hip hop a Gallipoli. Un'altra esperienza è stata quella di fare il clip di Quando lei non c'è, sarebbe il singolo di Irene che poi lei ha portato a Sanremo nel 99. Noi abbiamo fatto anche una rappresentazione live di questo brano il giorno prima che lei apparisse proprio nella serata principale. C'è un aneddoto da ricordare: Irene aveva portato la sua band per suonare Sanremo. Siccome quell'anno tanti artisti avevano portato il proprio gruppo, l'orchestra di Sanremo ha deciso di scioperare dicendo che dovevano essere loro i musicisti per gli artisti, e per cui hanno impedito a noi batteristi di esibirci, e che quindi gli artisti hanno dovuto suonare fondamentalmente con l'orchestra. Cosa succede? Che il capo dei sindacati dell'orchestra era il papà di Marina Rei, che quell'anno era a Sanremo. Lei si è rifiutata di suonare con l'orchestra, è stata l'unica che si è esibita con le basi. Da questa esperienza di 3 anni sono scaturiti anche degli articoli, delle interviste, infatti Drum Club e Percussioni hanno deciso di dedicarmi delle pagine per parlare proprio di quello che era la mia esperienza, in quanto io sono diventato esperto, conoscitore del genere, quindi anche della tecnica batteristica, ho fatto anche delle trascrizioni. E dopo questi articoli ho deciso anche di pubblicare un metodo di batteria. È proprio partito tutto dall'hip hop, mi sono veramente appassionato di questo genere, ho cominciato a capire tutte le altre influenze che vengono dal reggae, dal funk, dal soul, dall'R&B, e tutto questo ha permesso che io scrivessi un bel metodo di batteria fitto con tutte le ritmiche afroamericane. E questo metodo tra l'altro è distribuito in tutto il mondo, anche in America, perché è un metodo bilingue. Quindi articoli, metodo di batteria, ho fatto anche un CD di groove. Io avevo veramente oramai nella mia testa tantissime nuove ritmiche e volevo trovare il modo di registrare tutto quello che avevo imparato, per cui ho registrato questo CD che è solo di ritmi di batteria, quindi praticamente è inascoltabile. Ci sono 500 ritmi e c'è proprio una sezione dedicata all'hip hop, addirittura la sezione dedicata all'hip hop è andata in una compilation a livello mondiale, che è stato valutato comunque un lavoro fatto bene. Ne ho poi pubblicato un paio d'anni fa un altro riguardante lo stile funk, che comunque è molto legato all'hip hop, e qui mi sono anche avvalso della collaborazione di turnisti, bassisti, amici, collaboratori. Io mi auguro veramente di poter rifare questa esperienza, perché l'hip hop è veramente il genere che attualmente in Italia mi attira proprio da un punto di vista musicale, creativo, è la cosa che in assoluto al momento mi piace di più. Saluto tutti gli amanti dell'hip hop in Italia, mantenetevi così e andiamo avanti credendo in questa musica, perché avrà ancora tanto da darci. Oh, grazie a tutti quanti per il vostro ascolto e ci vediamo da qualche parte attorno al parco. Palco. Con Van io Washington. Andrea J. Yeah! Knocking it out!